Storia di un mandato 2011-2016. Prosegue il nostro viaggio nei comuni della provincia di Imperia e del Ponente Savonese, i comuni che tra pochissimo andranno al voto, e lo facciamo non tanto per parlare di elezioni quanto per ripercorrere un po' questo mandato elettorale. Siamo in compagnia di Corrado Elena, il sindaco di Villa Faraldi, che oggi è ospite qui nei nostri studi. Benvenuto. Grazie dell'invito. E allora parliamo di Villa Faraldi. Questi 5 anni, che anni sono stati? Sono stati anni meravigliosi, una grande sfida umana e professionale. Spesso quando ci si incontra con i sindaci nelle varie riunioni si dice: ah, ma chi ce lo fa fare? Siamo missionari, i piccoli comuni. Oggi si parla tanto di difficoltà e quindi di comuni che debbano magari scomparire. In realtà è stata una scelta assolutamente meravigliosa, assolutamente positiva, che magari spero di poter ripetere per i prossimi 5 anni, se troveremo la quadra adesso nel momento poi della scelta del nostro futuro. Però assolutamente un grande momento di arricchimento professionale, di grandi scelte. Io avevo già un'esperienza, avevo fatto la gavetta con il sindaco Chiappori, quindi un uomo politico piuttosto importante, ero cresciuto, ero stato assessore e vice sindaco, poi ho avuto la fortuna, questa grande possibilità di candidarmi sindaco, sono stato eletto e devo dire che la scelta è stata assolutamente positiva, una scelta di grande condivisione, una scelta che io auguro anche a futuro, perché non si devono ripetere quelle situazioni tipo Aquila d'Arroscia, dove non si è avuto per qualche anno, il sindaco. Quello è un peccato. Quello è un peccato, oppure per parlare di un comune a me molto caro, Cervo, Villa Faraldi, una parte del Golfo Idenese, quindi c'è questo grande amore. A Cervo ci fu una lista sola. Io sono per la dialettica, sono per la contrapposizione positiva, si può andare d'accordo anche, non mi piace parlare di minoranze, ma due gruppi che si contrappongono sicuramente sono meglio di uno. Quindi bisogna forse un po' ritrovare l'amore per la politica, anche se indubbiamente ci vuole grande sacrificio, però è anche un onore. Essere sindaco di un comune come Villa Faraldi è stato un grande onore, perché Villa Faraldi è conosciuto da tutti, è la piccola Atene fra gli olivi, è il borgo dell'Altre, famoso per il suo festival internazionale, che in questo momento è in stand-by, speriamo che possa riprendere, è il borgo della Taggiasca, il borgo del turismo norvegese, del turismo nordico, quindi grande onore, grande sfida, grande sacrificio, ma anche grande amore. Quindi perché no? Perché non fare il sindaco di un piccolo comune? Tante virtù, tante necessità, tante difficoltà, ma anche tanta sfida, tanto coraggio, anche tante soddisfazioni. E anche fatica? Fatica sì, bisogna rinunciare ovviamente al proprio tempo libero, bisogna avere una famiglia che capisce, però credo che poi alla fine veramente, se uno intende fare il sindaco presente, perché oggi la grande sfida è su due piani. Da un lato il sindaco è quello tradizionalista, quello presente sul territorio, che deve, o come dire, fare il papà di un grande condominio. Villa Faraldi ha 500 abitanti, quindi è veramente un piccolo condominio di una città metropolitana, con tutti quelli che sono i problemi della quotidianità, dagli acquedotti alle pulizie, alla sicurezza, eccetera, eccetera. Però oggi l'altra grande sfida, è per questo che parlo di arricchimento professionale, è che anche il sindaco di un piccolo comune deve essere presente sui tavoli in cui si decidono, ci sono le grandi scelte, i rifiuti, la raccolta, i nuovi sistemi, l'acqua pubblica, protezione civile, difesa del territorio. E se un sindaco è presente si arricchisce, ma può sicuramente ottenere anche dei benefici per il proprio piccolo comune, grazie anche alle partnership che riesce a ricavare. Io penso ad esempio al Golfo Dianese, dove abbiamo la fortuna di avere Diano Marina, San Bartolomeo, Cervo, uno dei borghi più belli d'Italia, non lo dico non per far polemica, ma effettivamente lo è. Quindi se ci sono delle buone partnership, se c'è condivisione con i cittadini, si possono ottenere dei risultati. Quindi sicuramente molto positivo e importante. Parliamo dei progetti che avete seguito, avviato, portato avanti in questi anni. Sì, diciamo che il fiore all'occhiello della nostra amministrazione, che si è concretizzato proprio anche in questi ultimi mesi, è il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti. Voi sapete che purtroppo la provincia di Imperia da anni soffre di un problema di raccolta dei rifiuti. Villa Faraldi, o meglio, in realtà io ero in amministrazione quando si presero delle decisioni con Chiappori e con l'allora assessore Costantino, fummo l'unico comune, per fortuna, che rimase fuori dal famoso appalto Tradeco, quello dei 35 comuni, che io ovviamente non voglio entrare nel merito per rispetto di tutte le parti che sono ancora in causa. Noi rimanemmo fuori, quindi avevamo questa carta. Già intuito che sì, non era una soluzione. Lo devo dire, io poi come sindaco ne ho beneficiato, perché in realtà sono quello che ha cominciato la seconda parte.
ma già all'epoca il mio sindaco e appunto la giunta aveva capito che quello era un appalto che probabilmente per un comune piccolo come Villafraldi non si adeguava. Poi purtroppo effettivamente andò così, perché molti comuni ebbero parecchi problemi. Quello ci diede la possibilità poi di studiare un progetto ad hoc per il nostro comune, quindi un sistema di raccolta porta a porta integrale. Abbiamo cominciato una grande campagna di informazione, abbiamo cominciato a creare un progetto condiviso al 100% con i cittadini. Alla sera facevamo le riunioni in piazza per spiegare che cosa volevamo fare con i cittadini, con i residenti, ma anche con gli stranieri. Abbiamo fatto un appalto, è stato aggiudicato e oggi è un appalto che funziona da più di un anno con ottimi risultati, perché il paese, magari qualche cittadino qualcosa magari ha sempre da dire, però sostanzialmente è pulito, nel senso non ci sono più bidoni, non c'è più purtroppo rifiuti disseminati ovunque, e abbiamo una percentuale di raccolta differenziata che si attesta intorno all'82%. Quindi è tantissimo. Dato assolutamente straordinario per la nostra provincia. Però adesso bisogna cambiare. Adesso bisogna cambiare. Noi stiamo in realtà in silenzio continuando a lavorare, perché abbiamo richiesto un contributo alla regione, ci è stato finanziato un centro di raccolta solo per Villafraldi, il che dovrebbe consentire di aumentare ancora la percentuale di raccolta differenziate e soprattutto di migliorare il servizio. Però sappiamo che incombe la provincia, incombe la regione con le nuove leggi e con la necessità di fare degli appalti, come dire, economici, quindi si parla di 3-4 massimo bacini per la provincia di Imperia. Quindi in questa fase Villafraldi balza subito agli occhi come un'anomalia, non può rimanere da sola. Noi ovviamente siamo abbastanza preparati, stiamo studiando, stiamo cercando di capire, siamo in stretto contatto con la provincia e con la regione. Vedremo, si può dire purtroppo che fine faremo, perché ovviamente non dipenderà solo da noi. Certo che dire ai nostri cittadini, verso i quali spero avremo presto la possibilità di abbassare anche le tasse, visto questa percentuale di raccolta differenziata molto elevata, chi glielo va a raccontare che invece dobbiamo abbandonare questo progetto e tornare magari insieme agli altri? Io sono per l'unione, tra virgolette. Villafraldi fa parte anche dell'unione dei comuni del Golfo Gianese, le nuove leggi sugli accorpamenti, sono per la gestione associata, perché è evidente che bisogna cambiare un po' le autonomie locali, eccetera, eccetera. Però è chiaro che devo anche stare attento, come dire, purtroppo, a attuare dei progetti che poi siano adatti per il mio territorio, perché sennò veramente faccio un danno e quindi poi creo delle difficoltà. Quindi questo, diciamo, la nostra amministrazione in questi 3 anni si è dedicata molto a questo aspetto ambientale, perché ha una grossa ricaduta ovviamente sul turismo. Anche turistica. Turistica, perché Villafraldi è il borgo dell'Alta, è il borgo dei turisti, e quindi è molto importante avere un paese pulito, ma poi anche una ricaduta, speriamo, fiscale, per cercare di abbassare le tasse e avere delle maggiori risorse da utilizzare poi ovviamente in altri campi. C'è un progetto sulla bolletta energetica, abbiamo costi molto elevati per l'illuminazione pubblica, per le pompe dell'acquedotto, quindi il nostro secondo obiettivo era quello, non ci siamo riusciti perché siamo impegnati molto sull'ambiente. Se ci ricandideremo e saremo eletti, il prossimo step sarà quello. Quindi, come dire, un'amministrazione giovane, un'amministrazione molto attenta a quelli che sono anche le problematiche di più larga specie, perché ovviamente il problema dei rifiuti è il problema ambientale. È ampio, certo, non è solo limitato. Come dicevo prima, no, la grande sfida, ci sarà poi l'acqua pubblica, abbiamo il problema di Rivieracque, questa gestione dell'acqua pubblica in cui Villafraldi è entrata, però ovviamente ci sono delle problematiche, lo sappiamo tutti, anche qui non entro nel merito perché sono delle questioni importanti dal punto di vista legale, però è chiaro che c'è un divenire molto complicato, quindi anche il sindaco di un piccolo paese oggi deve essere preparato. C'ha da una parte l'ordinario, che è quello di fare le piazze, di pulire i cimiteri, le aiuole, come dire, di fare il parcheggio. Però è dentro un circuito complesso. Però oggi ormai la seconda sfida è quella, deve essere presente, deve andare in regione, andare in provincia, deve essere presente ai tavoli delle decisioni. È competente. Oggi i bilanci dei comuni non li fanno più i sindaci, non è più come una volta che i sindaci dicevano spendiamo 20.000 euro per fare o 10 milioni di... No, lo fanno i tecnici, perché è veramente complicato. Poi c'è la parte politica, sempre più limitata perché i soldi sono pochi, però bisogna essere anche bravi, allora appunto a studiare le partnership, a essere aggiornati, a captare, a intercettare finanziamenti. Noi sull'ambiente effettivamente abbiamo visto che ci sono i fondi, ci hanno finanziato, bisogna andarli a prendere, bisogna essere preparati, bisogna impegnare del tempo e arricchirsi, imparare. Io in questi 15 anni devo dire che
l'esperienza umana grandiosa è stata quella che ho imparato tantissime cose che prima non conoscevo. Turismo nordico, abbiamo detto prima, sono molti stranieri. Sì, Villa Faraldi è stato fino al numero 31, quindi 2014, la sede di uno dei più importanti festival di teatro e di musica della Liguria, che adesso è in stand-by proprio perché da un lato c'era la necessità di utilizzare maggiori risorse del bilancio verso questo progetto ambientale. Non è detto che in futuro non ritorni. Turismo nordico è quello che poi in realtà 50 anni fa arrivarono i norvegesi, innamorati diciamo un po' della Liguria. Ricordiamo che qui vicino a Colle Micheri approdò Thor Heyerdahl, che è il più grande antropologo della norvegese, la figlia Marian Heyerdahl, che è spesso a Villa Faraldi. Arrivarono a Villa Faraldi, da lì nacque il festival, perché, come dire, trascinarono anche un po' tutti quelli che erano artisti tedeschi, belgi, olandesi, svizzeri. Nacque questo festival e ancora oggi Villa Faraldi è molto abitata da artisti e da turisti che ormai hanno... È una tradizione. È una tradizione, ma in realtà è la loro abitazione principale. Io ho continui rapporti con la penisola di Stavanger in Scandinavia, è evidente che loro dicono: noi non possiamo il sole prenderlo da Google. È vero, noi qui abbiamo 14, 15, 16 gradi quando fa freddo, anche se il clima adesso... Per loro è una cosa quindi, inconcepibile. Per loro, come dire, poter arrivare a Villa Faraldi in 2 ore atterrando a Nizza e avere la casa, poter vivere lì e studiare, dipingere, trasformare quello come hanno fatto le loro case in atelier, è stata un'occasione straordinaria. Ora bisognerà capire come incanalare questo turismo. È un turismo molto ricco. La Norvegia è un paese tra i più ricchi, forse il più ricco d'Europa, un paese fatto di soli 4 milioni di abitanti, molto inospitale. Hanno però molti fondi, vorrebbero spenderli anche in Liguria, a Villa Faraldi. Noi dobbiamo creare gli strumenti per captare questi fondi. Un tessuto fertile, certo. Economico, quindi bed and breakfast, ristoranti, attività, con tutte le problematiche, lo sappiamo, di un turismo ligure che in questo momento viaggia tra alti e bassi, perché ovviamente c'è stato un fenomeno di crisi e poi anche di mentalità, di struttura, quindi compito di un sindaco di un paese piccolo come Villa Faraldi, ma mica tanto, è anche quello di cercare di convogliare. Noi abbiamo continue dei flussi, riunioni ogni mese e ci vengono a fare delle proposte. È chiaro che bisognerebbe sfruttare questa partnership anche a livello di Golfo per poi spingere verso qualcosa che sia anche di livello economico, perché è inutile negarlo, c'è anche un problema di crisi, quindi deve esserci, certo, quell'aspetto. Sì, poiché il tessuto economico di Villa Faraldi è legato esclusivamente all'olivicoltura, all'olivia taggiasca, con tutte le problematiche dell'abbandono dei terreni, del cambio direzionale, credo che lo step, il futuro, sia solamente quello turistico, perché è inevitabile. Villa Faraldi abbiamo un vantaggio, che si è costruito poco, nel senso che non c'è stata specializzazione, cementificazione, anche per quello che è molto amato, perché un borgo silenzioso, eccetera. Però bisogna essere oggi, bisogna crescere dall'altro punto di vista, quindi dal punto di vista turistico, delle strutture, infrastrutture, per quello. L'offerta. Sì, ma a livello di Golfo, perché è evidente che... Sì, di comprensorio, se tutto comprensorio. Il turista viene a Diano Marina, a San Bartolomeo, è evidente che poi andrà anche a Villa Faraldi, andrà a Cervo, quindi bisogna lavorare in partnership, sfruttando ognuno quelle che sono le proprie caratteristiche, quindi questo è il nostro futuro assoluto. Bene, abbiamo scoperto allora qualche particolarità riguardo Villa Faraldi. Grazie, signor Sindaco, per essere stato il nostro ospite. Grazie a voi. Se vi permette solo una... Io ricordo che il primo festival del mio mandato da sindaco venne presentato a luglio del 2011 su Costa Concordia, ahimè, con la partecipazione di Imperia TV. C'era Stefano Senardi come direttore artistico, il mio vice sindaco Ardoino ottenne addirittura di noleggiare la costa, appunto, dove portare tutti i cittadini a presentare addirittura il festival, quindi ci furono i pullman, le macchine, fu un grande momento di condivisione, io lo ricordo con affetto, anche perché poi, ahimè, a gennaio del 2012 è successo quello che è successo, però a noi portò fortuna, poi purtroppo fu un vero disastro, quindi lo ricordiamo anche con un po' la morte nel cuore, nel senso che siamo legati a quell'episodio anche per tutto quello che poi di negativo c'è stato. Quindi, quello segnò il mio mandato all'inizio, e ricordo che Imperia TV fu con noi, e quindi da lì iniziò il mio mandato, e adesso vediamo che cosa accade in futuro. Grazie, signor Sindaco. Grazie a voi. Di un mandato. Buona serata, grazie.